Biden in piazza San Marco per coprire l'assalto armato in gioielleria. Panico tra i presenti, forze dell'ordine sul posto, scatta la caccia all'uomo. Paura e fuggi generale nel pomeriggio. Venezia, dicono molti commercianti della zona, non è più la stessa, così non si può andare avanti. Tram e ZTL sono la morte del commercio, la mobilità mestrina va ripensata completamente, questa è la richiesta dei commercianti agli amministratori comunali. Con i tir su una chiatta fino al bacino San Marco, domani la protesta dei camionisti contro l'immobilismo del governo di fronte alla crisi del settore. Ennesima rissa tra spacciatori in via Piave a Mestre, le immagini di un cittadino che dichiara dobbiamo difenderci e riprendere il nostro territorio. Il sindaco uscente di Milano, pronto a ricandidarsi, lancia già una proposta con l'IRPEF per la pedemontana, si completi anche il passante. La procura indaga sulla presenza di telefoni cellulari nel carcere di Santa Maria Maggiore, perquisizione in varie celle, gli agenti ne avrebbero trovati 3. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre, l'avete sentito anche dai nostri titoli, nel primo pomeriggio fumogeni in piazza San Marco per cercare di coprire la rapina in una gioielleria, tutti i dettagli nel prossimo servizio. Solo il battito d'ali dei colombi in fuga rompe il silenzio raggelato di piazza San Marco mentre la nube di fumo biancastro si diffonde rapidissima ai piedi del campanile, lasciando i presenti col fiato sospeso a chiedersi cosa sia accaduto. A lanciare il fumogeno che per un lunghissimo istante ha paralizzato dal terrore turisti e commercianti, una banda di rapinatori che stava entrando proprio in quel momento nella vicina gioielleria Missiaglia. Il fumo serviva a distrarre i passanti perché non notassero gli uomini armati di pistola, almeno 2, che contavano sulla confusione generata dalla loro azione diversiva per portare a termine un rapido colpo. Il loro piano però è fallito grazie a uno dei clienti del bar Quadri che si è accorto di quanto stava accadendo e ha cominciato a gridare a squarciagola, mentre una delle dipendenti della gioielleria batteva sulla porta del negozio per attirare l'attenzione. I banditi si sono quindi fatti largo a spintoni verso il retro del negozio, fuggendo senza aver preso niente. All'arrivo dei carabinieri della vicina caserma di San Zaccaria erano ormai scomparsi. Secondo le prime indagini dei militari, i fumogeni piazzati dai delinquenti sarebbero stati in tutto 3. 2 sotto il campanile e 1 in Calle Cappello, sul retro della gioielleria, lanciato dopo il colpo per coprirsi la fuga. Paura è un fuggi generale, quel fumo poteva essere qualsiasi cosa, ci hanno raccontato alcuni testimoni. Venezia, dicono in molti, non è più la stessa. Abbiamo visto una colonna di fumo che si alzava lì nei pressi dell'uscita del campanile, un sibilo. Non hai neanche il tempo di pensare veramente tanto, più che altro poi si è riempita la piazza, per cui c'è stata una nebbia che ha coperto completamente tutto e non c'è il tempo di pensare. Senti questo odore acre e speri che non succeda altro di peggio. Pochi minuti il fumo ha invaso la piazza, nemmeno il tempo di capire. La prima reazione è quella di allontanarsi, ci dicono tutti, e poi quel fumo faceva paura. Se invece del fumo ci fosse stato gas o qualcos'altro, saremmo già morti stecchiti tutti. Ci siamo chiusi dentro, cioè abbiamo chiuso le porte e le finestre su. Immediatamente in piazza si riversano le forze dell'ordine, scatta il piano antiterrorismo. Poi il fumo si dirada e piano piano si comincia a capire quello che è successo veramente. Un tentativo di rapina ad una gioielleria, ad accorgersene un cliente seduto al caffè. È stato un fortuna un nostro cliente che si era girato, ha visto queste 2 persone, la ragazza che batteva sulla porta, e quindi si sono accorti che li stavano guardando e quindi sono scappati all'esterno, diciamo, da dietro. Il campanile è transennato, la scientifica è al lavoro, curiosi fotografano la porta della gioielleria, i carabinieri che la piantonano allontanano i curiosi. Rimane tra chi la piazza la vive e ci lavora uno stupore per un'azione tanto azzardata, una rapina in pieno centro, nel cuore di Venezia. Bisogna tornare al febbraio del 2005 alla rapina della gioielleria Tocazian per rivivere una simile azione a Venezia. Quello che fa specie è questa cosa, siamo in centro, più centro di questo a Venezia, quindi se sono arrivati a farlo qui non so cosa possono fare più avanti. Ma Venezia, dicono, è cambiata. Poche settimane fa la rapina ad una gioielleria a Rialto e l'anno scorso sempre a Rialto un'altra rapina dove la titolare era stata picchiata. Venezia vedo che ci sono stati in questi anni dei grossi cambiamenti, non è la Venezia sicuramente che c'era una volta. Dal centro storico al centro della terraferma mestrina, dove i commercianti sono messi in ginocchio, dicono la colpa è di ZTL Tram.
dobbiamo liberare Mestre dalle ZTL. Hanno distrutto ZTL, la cui applicazione ha distrutto il commercio della città. Questo è il chiaro messaggio che per l'ennesima volta i rappresentanti dei commercianti hanno lanciato agli assessori competenti durante un incontro in municipio a Mestre per trovare soluzioni che rilancino le attività del centro mestrino. Nel mirino dunque ZTL, ma non solo. Anche il tram è stato oggetto di grandi critiche perché se da un lato è stata creata un'infrastruttura di mobilità, dall'altra dove è passata ha seminato solo la morte del commercio, perché ha eliminato parcheggi, perché ha eliminato strade, perché ha bloccato di fatto la mobilità della città. Mobilità che, dicono i rappresentanti degli operatori economici, andrebbe ripensata completamente. Bisogna ripensare tutta la mobilità della città, a partire dalle ZTL e consentire anche alle auto di fare i percorsi del tram. I parcheggi devono essere facilitati, ci saranno delle fasce dove il parcheggio può costare meno o addirittura gratuito, insomma in poche parole bisogna incentivare quello che è la rinascita del centro di Mestre. Invito che in primis rivolgiamo al sindaco Brugnaro. E i commercianti sono concordi con il fatto che ZTL e tram abbiano messo in ginocchio le loro attività, li abbiamo sentiti. Sarebbe meglio farla in maniera un po' più elastica perché è problematico e io non sto vedendo proprio il grandissimo giovamento. Creare proprio in una zona specifica un po' più ristretta. Se la togliono per me va bene, cioè, perché anche per le gente possono entrare tranquillamente. Ci crea dei problemi la ZTL da noi qua, in questa zona qui. Cambiare o perlomeno dare i parcheggi, sempre adiacenti e non fuori a 3 km da centro, perché comunque uno non lascia l'auto lì a pagamento per poi prendere l'autobus a pagamento per venire qua. La ZTL, se vuol dire lasciare fuori le macchine, allora torniamo al discorso che ha fatto il signore, no? Cioè, devo essere comodo, perché non è che è un evento andare in piazza, no? Deve essere la quotidianità. In questo momento sono soffocata al negozio, mi obbligano a chiudere e andare via. E mi hanno detto che io potevo tranquillamente entrare coi permessi e i miei clienti hanno 70 kg di roba da caricare e non certo posso farli parcheggiare lontano per portarsi via il materiale. C'è il problema della mattina con i furgoni che vengono per portare giù la roba, no? Portarci la roba, il materiale che ci serve. E tanta gente che ha il problema perché deve parcheggiare lontano per venire qua da noi, insomma. Tanta gente non viene addirittura perché ce lo dicono, capito? La ZTL va come tutte le altre, città, fatte in determinate ore che possono dar fastidio a chi ci vive, ma non per soffocare la città. Magari in determinati orari, se fosse libero, sarebbe meglio, anche perché non credo dia fastidio a nessuno. La sera o comunque tardo pomeriggio, quando la gente si è già mossa dal centro per andare via, credo che non dovrebbero esserci problemi se non ci fossero. Domani a Venezia la protesta dei camionisti, sentiamo che cosa faranno. Un tir sarà caricato domattina su una chiatta e trasportato dal Tronchetto fino al bacino di San Marco, di fronte a Palazzo Ducale, per simboleggiare la protesta dei camionisti contro l'immobilismo del governo di fronte alla crisi del settore. Abbiamo la possibilità di visualizzare Venezia in tutto il mondo e in tutta l'Italia e cercare di far sì che questa protesta possa servire ad aiutare il nostro mondo, sia del trasporto che il mondo delle imprese italiane e del lavoro italiano. I camionisti non chiedono soldi ma iniziative per garantire trasparenza nel mercato e proteggere le aziende in regola dalla concorrenza sleale proveniente dall'estero. Abbiamo avuto una moria di imprese perché si è portato tutto a un livello di lobbistico molto alto, molte aziende sono andate all'estero o molte aziende dell'estero sono venute arrivare a lavorare in Italia. Lavoro in Italia in modo regolare e anche abusivo, ma sui controlli su queste cose abbiamo circa un 5% di controlli e il resto non funziona. Siamo schiacciati da quintali di burocrazia e carte bollate, denunciano gli autotrasportatori, mentre sulle strade italiane sfrecciano migliaia di abusivi sottopagati che non devono rendere conto a nessuno. Ci vogliono regole certe e poche regole, perché noi al tempo abbiamo domandato le regole, le abbiamo accordate, ma alla fine vengono a controllare le ditte sane, quelle che pagano le tasse, gli abusivi, gli esti, tutto il resto continuano a lavorare e noi facciamo fatica a restare nel mercato. Il presidente del Comitato Cittadino Marco Polo torna a far sentire la propria voce dopo l'ennesima rissa avvenuta in Via Piave.
Sì, loro sono qua, ti deve commentare a fare quello che lo fai. No, no, loro sono qua. Loro, tu dovevi cominciare a zero, quello che tu fai prima. Sì, loro sono qua, non farlo. Non vai, 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 Ficca tu. Questa è solo una delle tante risse che avvengono quasi quotidianamente in via Piave a Mestre, tra spacciatori di diverse etnie che si contendono la piazza, senza nemmeno preoccuparsi, come si vede nelle immagini riprese da un nostro telespettatore di sera, della presenza delle forze dell'ordine intervenute sul posto per placare gli animi. I fatti di questi giorni confermano come ormai certi gruppi criminali di extracomunitari si sentano padroni del nostro territorio. Si contendono lo spaccio, decidono quali sono le aree di uno piuttosto che un altro e anche di fronte alle autorità, di fronte all'arma dei carabinieri, continuano con grande strapotenza certi della loro impunità. È ora di farla finita. Dobbiamo ribellarci prima sia troppo tardi. Da tempo, infatti, Corò è attivo nella lotta alla microcriminalità in terraferma, offrendo il suo contributo anche alle forze di polizia e segnalando le numerose situazioni di degrado a Mestre e dintorni. Stiamo raccogliendo online le firme perché per ottenere che il sindaco vieti l'uso delle biciclette nei parchi pubblici, così che i pusher non possono andare avanti e indietro in velocità, eludendo i controlli preventivi ed impedendo un vero controllo del fenomeno. Di qui una specifica richiesta. Non solo, noi chiediamo, sempre attraverso la nostra petizione, al prefetto di poter allontanare definitivamente dai parchi quanti spacciano, usando quel meccanismo che viene utilizzato negli stadi, di prevenzione negli stadi, oppure per allontanare gli stalker dalle vittime. Andiamo ora a Milano, il sindaco uscente Maria Rosa Pavanello è pronta a ricandidarsi. Spero che, visto che per sbloccare altre situazioni è stata introdotta l'IRPEF, forse ci siano anche i soldi per Milano all'interno di quelli dell'IRPEF. Se la Regione è arrivata a introdurre una nuova tassa per il completamento della Pedemontana Veneta, a maggior ragione ora deve finanziare le promesse mai realizzate, opere complementari al passante di Mestre. Ne è convinta la sindaca di Milano Maria Rosa Pavanello, che ha deciso di ricandidarsi per portare a termine il suo programma. Negli ultimi 5 anni abbiamo amministrato bene, sostiene, ma non abbiamo potuto investire quanto avremmo voluto a causa di vincoli di bilancio che solo ora si sono finalmente allentati. Noi siamo un comune che ha grandi risorse che le ha dovute accantonare e che le vogliamo investire sull'adeguamento degli edifici scolastici, quindi l'adeguamento sismico e rendere più fruibili le scuole per tutti i nostri giovani. Milano, nonostante tutto, continua ad avere un trend di crescita che non si sta abbassando di bambini e i bambini sono il futuro e noi vogliamo in primis le scuole e i parchi renderli idonei per i nostri bambini e giovani. Pavanello chiederà nuovamente la fiducia alla cittadinanza, contando per essere rieletta anche sulle divisioni interne all'attuale opposizione. Il centrodestra mi pare abbastanza diviso. 5 Stelle per ora non so cosa stanno facendo, sono all'interno del Consiglio Comunale, spesso hanno condiviso nostri progetti e nostri temi, abbiamo anche avuto l'appoggio in tante tematiche. Io ho sempre detto, l'ho detto nel 2012, molti dei temi che hanno caratterizzato questa amministrazione e che abbiamo realizzato non sono diversi da quelli del programma del 5 Stelle. Cellulare in carcere, la Procura ha aperto un'indagine. La Procura di Venezia sta indagando sulla presenza di telefoni cellulari nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Sarebbero state disposte perquisizioni in varie celle e gli agenti ne avrebbero trovati 3. Difficile capire come i dispositivi siano riusciti ad entrare in carcere. Gli accertamenti degli investigatori verteranno prima di tutto sulle chiamate in entrata e in uscita, per poi poter risalire ai diversi scambi intrattenuti dai detenuti. Al momento è difficile fare ipotesi, ma gli inquirenti pensano che il responsabile possa essere qualche detenuto che abbia goduto di un permesso o che si trovi in uno stato di semilibertà, altrimenti la circostanza non si spiegherebbe. Come noto, i cellulari non sono ammessi nelle carceri, nemmeno quando entrano illegali per i colloqui con i detenuti. Ed ora con Angelo Squizzato le anticipazioni della prossima puntata di Agricoltura Veneta.
Sì, buonasera a tutti, vi parleremo nella puntata di domani domenica di Agricoltura Veneta di ortofrutta. C'è una leggera ripresa dei consumi, ma è proprio vero Cesare Bellò, consigliere delegato di Oppo Veneto? Sì, il dato annuale 2016 lo conferma, un po' più la frutta, un po' meno gli ortaggi, però c'è una ripresa. A cosa è dovuto? Secondo me all'andamento climatico particolarmente anomalo che ha fatto capire alla gente il valore di questi prodotti qua e poi dal punto di vista nutrizionale e salutistico il valore intrinseco dell'ortaggio. La crisi generale quanto conta sulla diminuzione dei consumi di ortofrutta? Conta nell'immaginario collettivo, nel pensiero della gente, ma in realtà poi quello che la persona spende per l'ortofrutta a livello di anno in anno è molto poco. Si parla di prezzi stellari per l'ortofrutta, per frutta ed ortaggi. No, parlate voi dei media di prezzi stellari, nel senso che l'ortofrutta, domanda offerta, segue l'andamento del mercato, ma non ci sono stati prezzi stellari. Parleremo quindi dell'andamento dei consumi e sul mercato della frutta e verdura con i fratelli Valerio Franco e Marco Rossato della Bacil Frutta di Bacil di Preda di Piave, un'azienda leader che compie 30 anni. E poi parleremo dell'abilitazione alla guida di trattori e macchine agricole. Ci sarà tempo fino alla fine del prossimo anno per conseguirla. Faremo poi il punto sulla ricerca e sulla sperimentazione in agricoltura. Il Veneto proprio non brilla su questo settore. E poi tante, tante notizie. Buona serata a tutti. E questa sera non perdete la grande attualità che torna sotto i riflettori di Focus a partire dalle 21.05. Ospiti del direttore Luigi Bacialli saranno Alberto Villanova, Laura Cestari, Lucio Gianni, Ivan Rodeiero, Rosa Polini, Valente Chieregato e Bobo Sartori. Come sempre potrete intervenire da casa inviando i vostri sms. TG Venezia Mestre termina qui, vi lascio le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Sistemi perturbati ci toccano solo marginalmente, interessano più intensamente l'estremo nord-est, per intenderci il Friuli, Venezia e Giulia. Quindi da noi avremo questa nuvolosità irregolare ma senza nessun effetto. Purtroppo la pioggia non c'è ancora e non ci sarà anche per i prossimi giorni. Prevediamo su Venezia e sul Veneziano per domani una nuvolosità stratificata, piuttosto irregolare, una velatura del cielo e alternata anche a dei rasserenamenti, soprattutto nella prima parte. Per domenica una nuvolosità maggiore e quindi di più lunga durata e diciamo più intensa, quindi più insistente, però ripeto senza nessun effetto. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali, le temperature 6-7 gradi le minime, 17-18-19 gradi le massime, naturalmente qualcosa in più sul mare. Per quanto riguarda l'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto.